Bentrovati, siamo live, bentrovati dalla redazione di Atleta News, dalla nostra regia composta da Mattia Mingione e Nicolò Masini, nonché anche produttore, tuttofare, risolutore di problemi, veramente, anche se Mattia è quello che tutto vede e tutto tocca, e con il nostro direttore Giulio Gezzi. Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati. E anche Andrea Buzzao, last but not least, come dicono gli inglesi, che è il moderatore della nostra chat, quindi insomma anche un po' un arbitro se vogliamo. Siamo tutti come al Ma solito. esatto, la squadra è al completo, non al completo senza il nostro ospite di oggi, Massimiliano Bellarte. Ciao Massimiliano, ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, lui è il CT della Nazionale Futsal. E vuoi presentarti tu, Massimiliano? Chiamo Massimiliano Bellato, sì, devo dire. Beh, sì, un po' la tua età, insomma, da dove vieni? Perché poi è importante la tua origine, ci arriveremo dopo perché è importante. Il luogo è sempre importante. E nulla, sono di Bari e ho 43 anni, quindi sono nel pieno della maturità agonistica, no? Esatto. Allora, tu hai iniziato proprio, tu sei di Ruvo Pugliese, se non sbaglio? Ruvo di Puglia. Sì, Ruvo di Puglia, ok, che è in provincia di Bari. Bari Nord. Ok, e hai iniziato proprio alla Ruvo Calcetto. Sì, quando ancora c'era Calcetto come nome, però ho iniziato lì perché comunque la giocavo male. La giocavi male? E certo, se Quindi hai avessi iniziato giocato, come giocatore. sì, ho iniziato in realtà. La mia carriera sportiva inizia come giocatore di pallacanestro, che Ruvo di Puglia poi è la patria di Gianluca Basile, quindi io non facevo altro che passare la palla a lui nelle giovanili e quindi giocavo a basket. Ah, quindi giocavi a basket, ma c'è qualcosa in comune con il calcetto? Anche se tu mi perdonerai che io adesso ho usato, se io adesso ho usato, diciamo, questo termine. Con il futsal. Futsal. C'è tanto in comune, c'è. Innanzitutto ci sono 5 giocatori, nel futsal ci sono 4 giocatori più il portiere, quindi 5, e quindi le dinamiche di squadra sono pressoché simili. Poi il modo di correre, il modo di cambiare direzione, e il modo anche di passare nel campo della strategia operativa porta comunque con sé similitudini con la pallacanestro. Ok, poi come sei arrivato allora a fare l'allenatore di futsal? Poi io ho iniziato a giocare a futsal perché facevo l'università a Roma. A Roma ho conosciuto il futsal e son tornato qui a Ruvo di Puglia. Ho iniziato a giocare a futsal e poi ho iniziato ad allenare le squadre giovanili della società in cui giocavo, quindi a Ruvo di Puglia. Poi quando avevo 27 anni ho avuto un incidente di auto. Sono stato anche in coma e quando mi sono svegliato ho deciso di fare allenatore di calcio a 5 perché comunque avevo già l'abilitazione e ho iniziato a farlo con quella follia che non è sana di provare a farlo diventare un mestiere, no? Quella follia che non è sana? Beh, sì, perché di solito si dice una sana follia, no? In realtà pensare di poter fare allenatore di calcio a 5, o già pensarlo 17-18 anni fa, è comunque una follia che non è sana, no? Io ho pensato di poter fare allenatore di futsal facendo di questo il mio mestiere. Senti, perché fai questo focus sul tempo? 17-18 anni fa, quanto è cambiato? Cosa è cambiato? In realtà tutte le cose, soprattutto quelle sportive, hanno un'evoluzione temporale rapida, no? Quindi 17 anni sono tanti. In 17 anni lo sport ha avuto un'evoluzione, non soltanto lo sport materiale, ma anche tutto l'indotto, tutto quello che comunque rappresenta la parte organizzativa del futsal. Quindi è cambiato tanto, è cambiato il fatto che magari il futsal è diventato più, come dire, alla portata di tutti, perché prima era calcetto, no? Poi tutti adesso conoscono il futsal o comunque conoscono anche la parte professionale, no? Per non dire professionista perché comunque rappresentiamo ancora una categoria dilettante.
Quindi tutti conoscono quella parte del futsal, e si passa dal calcetto, che è lo sport più praticato in Italia, al futsal, che dovrebbe essere la parte professionale del calcetto. Quindi, scusa Martina, interrompo. Quindi c'è comunque, le due cose possono convivere? Cioè, in un certo senso il futsal è una parte elevata, nobile, tecnica del calcetto, o stiamo parlando di due cose diverse? No, allora, il calcetto dovrebbe essere il futsal, però in realtà è naturale che se scendessi di casa adesso e trovassi quattro compagni contro cinque avversari, perché poi il futsal dipende, non è qualcosa di monistico, no? È pluralistico, dipende dalla squadra e dipende dall'avversario. Quindi se scendessi di casa e trovassi quattro amici per comporre una squadra contro cinque avversari, potrei giocare a calcetto, perché trovassi uno spazio libero di 40 metri per 20 o anche meno, starei giocando a calcetto, no? Il futsal è quella parte, diciamo così, che ha dei formatori, ha dei dirigenti, ha un club, ha qualcosa che poi rende merito alla disciplina sportiva che rappresenta. Quindi è un calcetto strutturato, quindi comunque non va a morire il calcetto tra gli amici? Beh, il futsal è il futsal, ha un'identità e una disciplina, e questa deve essere elevata, o quantomeno chi ne fa parte dovrebbe tentare di perseguire questo come obiettivo. Rendere merito all'identità del futsal e cercare di elevarla sempre in ogni ambito. Ecco, ma cosa pensi serva per promuoverlo di più? Beh, io credo che comunque tanto si sta facendo e tante idee buone ci sono in questa nuova governance che è adesso alla divisione calcio a 5, come tanto è stato fatto in tutti gli anni precedenti, che poi hanno portato quell'evoluzione che adesso rende il futsal una disciplina con una propria identità. Credo che tanto possa farla la visibilità, o la famosa visibilità, però per avere questo credo che chi sia dentro al futsal o comunque sia ne faccia parte attiva dovrebbe solo lavorare per rendere il prodotto più appetibile possibile. Quindi noi addetti ai lavori dobbiamo cercare di creare un prodotto valido, un prodotto che poi possa portare la visibilità, perché tutti magari vogliono tentare di promuoverlo o di goderne, no? Beh, facciamo però il case history, no? Si dice, abbiamo detto, il mister Bellarte ha iniziato nel 2004 nel allora Ruvo Calcetto, che poi ci dicevi ha cambiato nome, immagino, in sì, Ruvo Futsal. O Ruvo Calcio a 5, comunque calcetto era qualcosa di... Ok, e ci racconti, sicuramente ne conoscerai la storia, no? Quindi ci racconti il momento in cui ha cambiato nome, proprio la squadra, da calcetto a calcio a 5 o futsal, e cosa potrebbe essere successo all'interno di quella società? Cioè, qual è il momento in cui si è capito? Calcetto, non possiamo chiamarci calcetto, dobbiamo trovare qualcosa di più elevato, tra virgolette, per identificarci con qualcosa che è altro dal calcio, no? Perché calcetto c'ha questa accezione quasi un po' sì, come si dice? Di svago, cioè di gioco, sì. Non di sport propriamente detto, no? Quindi di legittimare poi quello che effettivamente viene fatto. Beh, in realtà calcetto, o Ruvo Calcetto, perché comunque siamo in Puglia, è lontano quindi dalle zone d'elite del calcio a 5 in quegli anni. Ruvo Calcetto è nato nel 97-98, quindi con degli amici che si sono riuniti hanno deciso di partecipare al campionato regionale, quindi al primo campionato regionale. Così come quegli amici si riunivano per giocare al sabato, si riunivano per allenarsi due volte a settimana, per comunque giocare al sabato quel campionato regionale che poi era sotto l'egida della FIGC, quindi dell'NND.
Quindi è nato il Ruvo Calcetto perché si aveva le fondamenta del calcetto, ossia andavamo in macchina per fare le trasferte, ci riunivamo per fare l'allenamento che non era allenamento, ma era più un giocare in settimana, e quindi è rimasto così per anni, finché poi io, che continuavo a giocarci sempre male, ho avuto quell'incidente. E subito poi mi è stato proposto di allenare la squadra, di provare ad allenare la squadra. E da lì, visto che lo facevamo un po' più seriamente, poi subito sono arrivati i risultati, perché dal regionale siamo subito passati al nazionale, vincendo i campionati, vincendo la Coppa. E quindi si è arrivati poi a cambiare naturalmente il nome in calcio a 5, perché la disciplina era una disciplina sportiva e noi facevamo parte di una disciplina sportiva. Quindi tutto è nato ed è naturalmente, ed è cambiato naturalmente. Ecco, quindi infatti adesso vorrei un attimino, Giulio, ripercorrere un pochino la sua carriera, perché quindi sei partito dai campionati regionali, arrivato in nazionale. Cosa è successo nel mentre? So che sei andato anche all'estero. Sì, questo rappresenta forse un sogno, no? Ho il sogno di tutti. Tra virgolette, sono orgogliosissimo di rappresentarlo in minima parte, perché partire in campionati regionali, non solo come allenatore, ma anche come giocatore. Io non ho mai giocato in un campionato di Serie A, no? Di calcio a 5, di futsal, quindi arrivare ad allenare una squadra nazionale. Poi è stato un sogno che si è realizzato, perché ho fatto tutto con passione, dedicando tutto me stesso. O meglio, il 95% del tempo della mia vita l'ho dedicato al futsal, e nel restante 5% il futsal poteva sempre entrarci. Quindi l'ho fatto sempre, per tutto il tempo, e soprattutto con tanta intensità, grazie a chi me l'ha permesso, quindi all'inizio i miei genitori, perché comunque ero giovane. Ho iniziato ad allenare che avevo 27 anni, poi dopo mia moglie mi ha supportato, mio figlio e tutto quanto. Quindi arrivare ad essere poi allenatore della squadra nazionale è qualcosa che credo abbia dato tanta soddisfazione a chi ci ha creduto e a chi mi ha permesso di portare avanti questa follia. Ecco, è sempre malsana follia comunque. Beh, quindi, e che cosa ti porti però di quei campionati regionali in nazionale? Immagino che parecchio. Guarda, il mio vanto è quello di aver fatto tutte le categorie. Ho allenato il settore giovanile, ho allenato la femminile, non soltanto la femminile 2 anni fa quando ho vinto lo scudetto, ma anche prima, quando giocavo sempre male e allenavo una squadra femminile che era fatta di ragazzine del paese, della città. Non c'era ancora il campionato nazionale di futsal femminile, era regionale, poi la vincente del regionale andava alla fase nazionale. E quindi il vanto che mi porto dietro è quello di aver fatto tutte le categorie, di allenato tutte le categorie, oltre al vanto di non mai essere stato espulso dal campo, perché ho un rapporto con l'arbitro di profondo rispetto, che due sono le cose imprescindibili di questo sport. Queste sono l'arbitro e la palla. Se non c'è la palla, ci possono essere i campi, i palasport più belli, migliaia di giocatori in campo, allenatori, dirigenti, però se non c'è la palla e non c'è l'arbitro, non si può giocare. Vabbè. Queste sono le perle, giustamente, Del del filosofo, filosofo e qui voglio allenatore. arrivare a un punto che ti chiamano, sei soprannominato il filosofo, questa è una curiosità, ma perché? La barba, forse. Non lo Vabbè, so, ma ma perché magari. questa cosa mi ha incuriosito. Ma lo sai chi gli ha dato questo ufficialmente, poi questo soprannome, mettendolo tra virgolette per la prima volta in bianco e nero? Marco Calabresi. No. Ah. Quindi se c'è un responsabile va Ah, lui individuato. ti ha soprannominato così? Vabbè, Sì, lui. Anche però è un bel. perché il primo anno di Serie A era il primo anno che c'erano le dirette televisive per me, no? Perché andavo in Serie A per il primo anno, e quindi facevo l'intervista prima della partita,
e dicevo delle cose strane prima della gara, ossia davo delle risposte così. Mi piace usare le parole, mi piace scrivere con le parole quello che sento, perché poi l'emozionale è quello che è il grande decisore, no? E quindi mi sa che quella partita avevo detto una frase di John Wooden, che è un allenatore di pallacanestro, che dice: vai veloce ma non avere fretta, no? Ah, E bella. lui Consiglio. mi soprannominò il filosofo, e qui poi di là è stato usato anche con accezione negativa, quella che mi fa più piacere di solito. Ah, e qual è l'accezione negativa del filosofo? Nell'accezione negativa, qua a Bari si dice, quando si dice quello è filosofo, è perché uno parla tanto, parla solo, magari, no? Tutte parole, un qua qua qua. Ma oddio. Mi Ma vedi, sembra, bravo. magari a Bari, però, cioè, qui, cioè, magari è una differenza, capito? Però poi si arriva in Nelle città di nazionale cultura. comunque. Infatti, quindi, Quindi, insomma, anzi, ecco evidentemente perché i ha detto risultati. l'accezione negativa è quella che mi piace di più, giustamente, Forse la parlo critica è sempre tantissimo. quella cosa che ci fomenta. Poi c'è anche quel quel modo di dire abbiamo un filosofo tra noi, vedrai che sarà nata così nella testa di Marco Calabresi. Lo so, chiederò a lui. No, Poi glielo chiediamo, poi glielo chiediamo. glielo Comunque, chiederò. nel 2016 poi sei stato in Belgio dove hai vinto il campionato, la Supercoppa e, correggimi se sbaglio, e la Coppa del Benelux. Ok, ecco, La una Coppa del domanda che volevo farti. Benelux Come è una delle dimmi? competizioni più antiche d'Europa, Ah. la Coppa Belgio e Olanda. Ok, Ma e che sempre lì. differenza c'è con l'estero? Beh, le differenze sono state tante. Prima di tutto, un allenatore quando va in un club deve non solo adattarsi ai giocatori, oppure adattarsi alla squadra, adattarsi alle ambizioni, alla storia del club, ma deve adattarsi soprattutto al luogo in cui lavora, no? E lì quel luogo è un mix di culture, di religioni, e quindi ho dovuto abituarmi a usi, costumi, preghiere prima della partita di giocatori che erano musulmani, e quindi io non potevo parlare prima della gara, oppure un'alimentazione differente pre-partita o durante il ritiro, quindi era tutto differente. E questo è stato molto importante per migliorare la mia capacità di adattamento a tutte le situazioni poi che devo affrontare nella vita. Certo, quindi proprio a livello culturale intendi? Beh sì, perché poi il futsal il gioco è un gioco semplicissimo, poi tanti lo rendono molto complicato, però è un gioco semplicissimo ed è lo stesso dappertutto. Come ho detto, dipende dalla palla e dipende dal giocatore, perché il gioco è del giocatore. Quindi andare in un altro paese significa comunque fare lo stesso sport, fare lo stesso gioco, soprattutto perché gli sport sono altri. Questo è un gioco. Quindi andare in Belgio per me è stato solo difficile adattarmi a livello culturale, perché poi necessariamente questo va a minare o va ad influenzare il modo di allenarsi, il modo di competere, il modo di gestire situazioni che possono essere difficili da gestire, oppure che possono essere intense a livello emozionale, quindi stressanti a livello emozionale. Quindi questa è stata la difficoltà, e questo ha migliorato la mia capacità di adattamento. Però nella concezione invece dello sport, o comunque gioco come l'hai chiamato tu, hai trovato una maggiore validazione rispetto a quello che c'è in Italia, per esempio? Cioè non c'è più, anche a livello proprio, possiamo dirlo, linguistico, no? La distinzione come c'è qui, calcetto, futsal, per esempio, esiste all'estero? Come si dice In realtà, futsal adesso in si dice futsal belga. dappertutto, quindi Come si diceva allora? Futsal è la lingua Certo. franca. È il modo franco di dirlo, invece c'è appunto questa distinzione che c'è in No, Italia? lì c'è solo Vot Palensale, che poi su è Flemish, no? Che non l'ho imparata, è l'unica lingua che non ho imparato. Nella parte nord del Belgio si parla Flemish, che è un misto di olandese e tedesco. Quindi Facile. si dice solo. Facilissimo, come Sì. il programma che avete usato per fare la diretta. Bravo, pure per me.
È come il Flemish. Salutiamo bene. Gli sviluppatori di Discord. Sì, ringraziamoli anche per averlo fatto così facile. Solo Nicolò Masini lo sa usare. Quindi, no, loro distinguono solo il calcio dal calcio in sala, quindi indoor. Però il futsal ormai non ha differenze di... lì c'è però una differenza in Belgio. Allora, a parte che tanti giocatori vengono dal mondo del freestyle, infatti sono molto forti tecnicamente, individualmente, però là ci sono, convivono due federazioni, una che fa parte della FIFA e l'altra che fa parte dell'AMF, quindi ci sono tra l'altro due campionati paralleli, cioè il campionato della FIFA e il campionato dell'AMF. AMF. Ah, questa è una cosa... Quindi ci sono due federazioni distinte sostanzialmente, sia per... Sì, perché il calcio a 5 ha quest'altra federazione, football sala, no? Che viene dall'America Latina. Ok. La MF. Però è qualcosa che comunque, quando il calcio a 5 è passato sotto la FIFA, poi è rimasta con pochi adepti, diciamo così. Ok. Capito. Quindi è una federazione internazionale che è un po' però morente. Certo. Okay, era la federazione storica del calcio a 5 prima, no? Il football de salon è nato così, poi è andato sotto la FIFA ed è diventato futsal, no? Vedi, io ammetto, non ho problemi mai ad ammettere la mia ignoranza, meno male che ci sono i nostri intervistati che vengono e ci raccontano anche queste cose. Io non lo sapevo, Martina, non so se tu... No, infatti no, sicuramente tu invece ne eri a conoscenza, perché quello ignorante sono io, Martina, non mi permetto. No, io l'ho chiesto per prima la differenza, infatti, sia nella concezione, e poi vedi, escono anche proprio anche a livello, diciamo così, di definizione, proprio se vogliamo, di organizzazione, di struttura, e quindi no, assolutamente. E, arriviamo ad oggi a questa, perché, nazionale. Esatto, poi quanto mai attuale discorso nazionale, in quanto insomma stiamo vedendo degli europei e siamo in attesa anche degli europei il prossimo anno per il futsal. Dopo però, aspetta, facciamo un piccolo passo indietro, dopo una delusione, perché comunque gioie e dolori anche nello sport. Cioè la mancata qualificazione ai mondiali. Ecco, ma io non c'ero. No, può... chiaramente. Sì, sei arrivato subito dopo. No, ma infatti volevamo dire proprio questo, cioè come arrivi e come parti. Cosa hai trovato e come arrivi agli europei? Allora, quello che ho trovato è stata... L'Italia ha una storia che... la squadra nazionale italiana ha una storia molto importante nel futsal, no? E quindi le vittorie di Manichelli o le vittorie di Nuccorini sono difficilmente eguagliabili, quindi non posso... Due campionati europei. Sì, due campionati europei, Manichelli ha un bronzo ai mondiali, Nuccorini credo un argento ai mondiali, quindi i successi sono stati tanti perché l'Italia ha una storia molto importante nel futsal, quindi... Siccome non ho preso come pietra di paragone questa, non ho preso come pietra di paragone anche quella nella storia recente, quindi la mancata qualificazione ai mondiali, non ho preso pietre di paragone per tentare di motivare o tentare di iniziare un cammino paragonando, comparando quello che dovevo fare o che volevo fare con quello che era stato già fatto. Quindi è stato il mio primo obiettivo, non cercare di comparare quello che andavo a fare con quello che era stato fatto, sia positivo che magari negativo, e non negativo in toto, perché tanto di positivo c'è stato anche nella storia recente. Quindi questo è stato il mio primo obiettivo. Poi ci siamo ritrovati da subito nelle qualificazioni al campionato d'Europa contro la Finlandia, che era stata quella squadra che aveva estromesso l'Italia dai playoff, no? per la qualificazione ai mondiali, e allo stesso modo ho cercato di non avvicinare le partite che noi avremmo dovuto fare contro la Finlandia con quelle che erano state fatte precedentemente, perché
non c'era voglia di vendetta o cose di questo tipo. Quindi questa è stata la mia prima preoccupazione, questa è così è andata avanti, così è iniziato questo percorso, questo processo. Da zero, quindi in un certo senso si è voluto fare tabula rasa del passato, sia negli aspetti positivi, nei successi che in quelli negativi, partendo da un gruppo poi giovanissimo. Beh, non tabula rasa, perché la storia io cerco sempre anche ai più giovani che magari la conoscono meno, cerco sempre di portarla in evidenza, perché chi non conosce la storia della propria vita o del proprio sport, in questo caso, non ha neanche merito o possibilità di vivere quella futura, no? Quindi la storia va conosciuta e va apprezzata in tutte quelle che sono state le sfaccettature che poi hanno contraddistinto la squadra nazionale. Non è stata una vera e propria tabula rasa, è solo stato un nuovo cammino, un nuovo percorso, con nuovi obiettivi che non sono stati solo quelli immediati di qualificarsi al campionato d'Europa, alla fase finale del campionato d'Europa, ma anche quelli di rinnovare un gruppo, di cercare di ringiovanirlo, quindi di cercare di renderlo un po' più ampio per far sì che poi arrivasse anche dappertutto o che dappertutto riuscissero ad identificarsi con una squadra nazionale. Quindi un gruppo giovane, ci sono molti giovani, quindi questo è un punto in comune per esempio con la nazionale di calcio 11, Vedi, che sono non, che l'ultimo non è più giovane, quella. neanche il primo in realtà, ma io infatti un po' Di punto in comune, eh? questo gioco lo volevo fare. Beh, una nazionale giovane è una nazionale che passa insomma da un periodo No, non certo, non facile. brillante. Un allenatore che viene, chiamato insomma un po' a cambiare un Proprio le corso, a farne cose un e a corso ricostruire nuovo un'identità, è quello che ha e a fatto anche ricostruirne Mancini. un'identità. Esatto, Mancini ovviamente per quanto riguarda il calcio a 11 con quello che serve al calcio a 11, ma Bellarte con quello che è competenza nel futsal. Ma io sarei curioso di sapere quanto può fare gioco o meno questa similitudine. Allora, in Che realtà poi noi, lo sai, Massimiliano, noi giornalisti su queste cose ci marciamo, ci Mancini non guazziamo perde. proprio. Mancini è da un po' che non perde. Io ho già perso col Belgio, anche se ci eravamo già qualificati, però ha perso alla grande. Non dovevo farlo, e quindi non c'è più similitudine perché Mancini non perde da un po'. Spero che continui a non perdere. Nulla, io ho cercato di costruire un gruppo di giocatori, o meglio, di portare più giocatori possibili dentro la squadra nazionale e avere una squadra immediata, no? D'impatto, che mi desse quelle vittorie, quei punti che poi servivano alla squadra nazionale per qualificarsi alla fase finale del campionato d'Europa. E poi ho cercato di inserire più giovani possibili o più gente nuova con entusiasmo possibile, perché poi sì, dovevo dare o dovevo cercare di raggiungere, o meglio, io non ho raggiunto niente. I giocatori dovevano cercare di raggiungere un obiettivo che era immediato, quello della qualificazione, però devo cercare io di contribuire a far sì che poi, dopo il mio ciclo, rimanesse qualcosa alla squadra nazionale. Quindi qualche giocatore su cui contare in futuro, qualche giocatore poi con entusiasmo, qualche giocatore che magari serviva anche al movimento futsal, perché convocare magari un ragazzo, un giocatore del 2001, anche di una squadra di seconda divisione, di Serie A2, può dare qualcosa al club, può dare la possibilità al club di costruire su quella convocazione o sul fatto che magari quel ragazzo diventa parte della squadra nazionale, anche qualcosa per creare
un indotto, qualcosa di grande dentro un po' anche il club. Di sana comunicazione a riguardo, insomma, che non ma guasta sì, mai. Ma credo che oggi mio figlio è andato al camp estivo, no? Mm-hmm. E lui non voleva entrare stamattina, non voleva entrarci per nulla. Sono stato un'ora lì, è arrivato un amichetto che è entrato, lui è andato dietro per imitazione, no? Quindi se c'è un giocatore del 2001 che viene al settore giovanile di un club, è convocato una squadra nazionale adulta, è naturale che poi per imitazione i giovani ragazzi della città o del quartiere o di non so cosa possono affacciarsi o possono tentare di ripercorrere le gesta del compagno. Questo credo sia qualcosa da poter sfruttare. O da dover. Il filosofo applica proprio la meieutica. Però è quasi una formula, no? Cioè la proprietà per proprietà transitiva. Esatto, esatto. Direi. Attira nuovi allievi e nuovi atleti, nuovi calciatori, giocatori di futsal. E quali sono a questo punto i punti di forza della nazionale ora? Allora, i punti di forza sono stati nelle partite di qualificazione, quelle di pensare a questo come un processo, no? Di un processo di miglioramento costante, quindi di vedere ogni gara, di vedere ogni raduno che abbiamo fatto come qualcosa poteva migliorarci, tutti. Abbiamo fatto delle partite anche dove magari contro la Finlandia in casa eravamo sopra tre volte e tre volte ci hanno raggiunti, quindi siamo stati bravi a vincere la partita poi alla fine. Soffrendo e quindi superando anche delle difficoltà. Contro il Belgio in casa eravamo sotto 1-0 e siamo riusciti a vincere poi, quindi è stato qualcosa che ci ha portati al raggiungimento dell'obiettivo immediato mettendoci alla prova, quindi ponendoci delle difficoltà che noi siamo stati bravi a superare, quindi questo è stato qualcosa sopra. Cioè, credo che sia qualcosa che i giocatori potranno prendere per vedere il loro miglioramento, quel miglioramento fatto, e costruirne un altro, quello che servirà poi per renderli pronti per affrontare la fase finale del campionato d'Europa. Certo, quindi diciamo che in quella partita che poi avete perso, però prendere gli errori come insegnamento, no? La partita l'ho persa, non avete perso, perché di solito l'allenatore fa un contratto come il medico lo fa, no? Fa il giuramento. L'allenatore fa un contratto che lui è colpevole per tutte le sconfitte, poi delle vittorie può partecipare se il gruppo di giocatori lo lascia partecipare. Quindi gli dice un po' male all'allenatore, sai come la famosa barzelletta? Beh, ora non la nomino, però mi è venuta così. Ma in realtà è così. L'avvocato l'allenatore, esatto, quindi. Chi vince quindi, oneri e onori, come si dice. Certo, quella partita è il leader della squadra, però quindi si prende tutto, insomma. Ma sì, ma credo che sia così, perché poi lo vivi anche nelle situazioni, nelle emozioni che la vittoria ti dà. Immagino che per te però sia stato, cioè che tu ti sia molto rimproverato anche perché conosci bene, no? Se vogliamo, anche i belga. Certo, è stata un'onta terribile perdere il Belgio. L'hai digerita male? Quanto ci hai messo a digerirla? Non è stato quello, è stato in realtà lì ho imparato tanto, perché avrei dovuto selezionare altri giocatori, in quanto il gruppo che ho costruito o che sto cercando di costruire ha tanti giocatori dentro, quindi io posso attingere da tante parti per costruire quel gruppo che andrà ad affrontare quell'evento, quel particolare evento, quindi ci sono tanti bravi giocatori nel campionato italiano e non, ma tanti giocatori italiani che possono portare o essere utili alla squadra nazionale, quindi in quel frangente o in quella partita mi sono accorto di aver sbagliato qualcosa prima della gara o prima del raduno. È stata formativa da quel punto di vista, però quello che volevo dire prima era che anche nelle vittorie lo senti tanto, che sono i giocatori che ti lasciano partecipare della vittoria,
La vittoria, almeno io come allenatore, non la sento mia. Io partecipo alla vittoria, però se il giocatore ti fa sentire parte della vittoria, perché non lo so, non so come spiegarla, ma questa è una sensazione che io ho provato sempre. Posso però dire che sicuramente è una rarità tra gli allenatori sentire una cosa del genere. Sono diventato consapevole di questo in qualche situazione in cui magari mi sono trovato ad essere partecipe della vittoria in modo molto esplicito da parte dei giocatori. Quindi il giocatore ti fa sentire parte della vittoria, ma non che ti deve chiamare a festeggiare, ma ti fa sentire parte della vittoria con piccole cose o con piccoli cenni di intesa o con, non lo so, piccole situazioni che ti fanno sentire importante per quella gara o per quell'evento o per quel minuto di sospensione o per quel consiglio che magari il giocatore cerca o che magari il giocatore trova utile. Beh, io credo che poi se i giocatori, no, come dici tu, che in qualche modo sono loro che includono, coinvolgono poi l'allenatore nella vittoria, credo che poi lo fanno qualora e laddove, diciamo, anche l'allenatore ha il merito di aver creato un gruppo solido in cui tutti includono tutti, no, e tutti coinvolgono tutti. Ecco, e a questo arrivo alla dimensione del gruppo, quindi comunque è un merito importante dell'allenatore. E qui arrivo però alla dimensione del gruppo, per esempio, ecco, parlando prima, facendo questo parallelismo con il calcio a 11 e con Mancini, si dice che appunto abbia creato un gruppo molto ben saldo, quasi che l'Italia, cioè una delle caratteristiche che possono portare alla vittoria come fu per il 2006 è proprio il gruppo, ancora prima quasi che le competenze tecniche. Quanto è importante questa dimensione, questa caratteristica, questo aspetto, e quanto ci hai puntato tu? Sì, la parola gruppo è un po' inflazionata come resilienza, no? Sì, oh, un abuso oltre che un uso. Quindi cosa vuol dire però nel concreto? Se ne parla tanto, ma il gruppo in realtà è difficilmente raggiungibile nella costruzione di una squadra, no? Perché il gruppo nasconde delle dinamiche empatiche che sono difficilmente controllabili, perché stiamo parlando di persone, non solo di giocatori. Quindi raggiungere un gruppo che poi ti permetta di vincere basandosi sulla forza del gruppo è tanto difficile. Raggiungere un gruppo squadra che fa delle dinamiche di squadra qualcosa di solido, questo sì può essere più facilmente raggiungibile. È naturale che se si arriva a poter gestire o a saper gestire tutte le dinamiche empatiche che appartengono a un gruppo, è naturale che tutto diviene più facile, anche il gioco che ripeto è il gioco del futsal è un gioco, così come il gioco del calcio è qualcosa di plurale, non di singolare, diventa facilmente esprimibile, no? in tutta la sua bellezza. Ecco, a proposito però di questa dimensione, diciamo, di gruppo, effettivamente quando il gruppo propriamente detto, quindi non qua in quanto un po' ideale di unione, fratellanza, eccetera, proprio il gruppo propriamente detto, il gruppo di giocatori, perché arriva, quante volte accade che poi a un certo punto problemi nello spogliatoio, tutti contro l'allenatore, alla fine l'allenatore viene cacciato? Quando il gruppo decide che l'allenatore, perché, ma cosa succede? Che dinamica si crea? Cosa può succedere per cui alla fine il gruppo si pone così contro l'allenatore? Beh, in realtà tanti problemi dipendono da questo, ho detto, dal fatto che magari l'allenatore decide di gestire delle dinamiche che non sono propriamente della squadra. Dipendono magari dal rapporto di due giocatori, due o tre giocatori, quindi le relazioni che sono importanti per una squadra sono le relazioni tra giocatori. È difficile far sì che le relazioni tra persone diventino poi basilari o fondamentali per una squadra di calcio, per una squadra di futsal, no? È tanto difficile questo. Riuscire a concentrarsi sulle relazioni tra giocatori, oppure avere un buon rapporto tra giocatore, allenatore, tutti quelli che fanno parte del gruppo squadra,
Questo può rendere le cose migliori o può rendere le cose più facili, però relazioni tra giocatori e relazioni tra persone sono due cose totalmente diverse. Senti, ho visto che, non so se sai, che Mancini prima dell'inizio degli europei ha dato ben 30 ore, se non erro, insomma se ne sei al corrente correggimi anche, comunque di libertà ai giocatori prima dell'inizio dell'europeo. Tu lo faresti? È un po' un azzardo, non tutti lo farebbero. Non è un azzardo, è comunque sapere quello di cui ha bisogno la squadra, sapere quello che può fare bene la squadra. Tante cose ho fatto simili a queste, o comunque credo che tutti gli allenatori facciano tante cose simili a queste, perché comunque il giocatore non ha bisogno solo di allenamento, solo di riposo, solo di trattamento, ha bisogno di libertà e di essere allenato, anche se allenato mi piace poco come parola, perché il giocatore deve giocare per arrivare a giocare, deve passare dal gioco, insomma. Quindi credo che ne ho fatte tante, anche di più piccole magari, o di più non attenzionate mediaticamente, però arrivare all'allenamento, interrompere l'allenamento o non fare allenamento perché si va da qualche parte per, non lo so, mangiare qualcosa, può essere simile a questo per l'obiettivo che si vuole raggiungere, ossia quello di lasciare che la mente del giocatore possa essere libera, e soprattutto le emozioni del giocatore possano essere resettate, perché in realtà tutto quello che un giocatore decide dipende dall'emozionale, dalle sensazioni. Non c'è, così come resilienza o gruppo, anche la parte cognitiva del giocatore pensante è tanto inflazionata, ma in realtà tutto quello che il giocatore decide lo decide secondo le emozioni. Quindi un gioco distinto, un gioco in cui Sensazioni. ci si deve Distinto. divertire anche in qualche modo nella tua visione di gioco. Allora, se non c'è divertimento non c'è gioco. Il gioco è così perché deve divertire, soprattutto chi Quindi gioca. ci vuole palla, ci vuole arbitro e ci vuole divertimento. Ne abbiamo aggiunta una terza. Soprattutto ci vuole un portiere, in porta. Ah, ci vuole un portiere anche, è vero, è È vero, è vero. quello più. Infatti quella è quella più difficile da trovare quando si vuole organizzare una partita. È vero. Ah, quindi anche funziona così anche tra i professionisti, il portiere è sempre un problema. No, funziona così per Il calcetto tra amici. la mia visione di metodologia dell'allenamento. Se non c'è portiere, quindi se non c'è il gol, non c'è lo scopo principale del gioco, perché il libro più importante o più bello del gioco del futsal, così come del gioco del calcio, non è che il regolamento. Il regolamento ti dice tutto quello che devi fare. E quindi se in una regola, che adesso non ricordo il numero, c'è scritto che vince la partita la squadra che realizza più gol, significa che lo scopo del gioco è fare gol. Non è non prenderlo, è fare gol, fare quanti più gol possibili. E quindi se ti alleni giustamente in quel gioco devi dover Perciò, se poter ci deve essere segnare. il gol, ci deve essere per forza il portiere, perché ci deve essere una porta, il portiere che difende la porta, altrimenti non c'è il gol. Comunque è filosofo, sì, io confermo Si proprio può. nella struttura dei ragionamenti. Però ecco, proprio perché adesso andiamo a sfrugugliare un po', proprio perché dicevi del gioco e del divertimento, no? Andando a fare sempre un solito paragone, che non ci starebbe. Però un giocatore di calcio, se si vuole rilassare in ritiro o quant'altro, spesso, no? Accende la PlayStation e si mette a giocare a FIFA, anzi ce ne stanno tanti. Immobile tra tutti è pazzo, si scioglie gli occhi di fronte a FIFA quando non è in allenamento. Ma non esiste un gioco simile, o meglio, sono esistite modalità all'interno di FIFA o giochi simili in cui c'erano versioni di calcetto che spesso erano
legati a, appunto, l'ambiente freestyle, eccetera, eccetera. E un paio di domande: secondo te questo può essere uno di quegli elementi che potrebbe portare a conoscere meglio il futsal? Lo so, grazie Vischio dalla regia, dalla moderazione, che giustamente ci segnala, c'è FIFA Street, sì, giusto, è vero, però lì mi sembra che infatti giocassero giocatori di calcio a 11, ad esempio, no? Non c'erano le squadre di calcio a 5. FIFA Volta si chiama anche. Ci sta, esatto, è FIFA Volt, che era l'ultima edizione uscita. Ma secondo te quello potrebbe essere un percorso da poter intraprendere per far conoscere il futsal anche ai più giovani, si dice? Madonna, che brutta espressione, però ai bambini. Vabbè, ormai te non sei più un giovanissimo, lo so. Guarda, sinceramente io ti ho detto quello che penso, nel senso che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di creare un prodotto allettante, un prodotto stabile, un prodotto che poi possa far sì che il ragazzino si appassioni o voglia fare futsal. Tutti quanti possiamo contribuire a questo. Io vi ho detto un esempio di quello che faccio, magari, di quello che magari potrebbe rappresentare una convocazione di un giocatore giovane, di un club anche di seconda divisione. Tutti quanti possiamo dare un contributo per far sì che il prodotto divenga anche allettante per chi magari vuole costruirci un videogame o per chi vuole non lo so, costruirci qualcosa che possa dare visibilità, ma non deve essere il processo non deve essere il contrario. Non dobbiamo pensare che magari un FIFA futsal videogame possa dare visibilità o più importanza al futsal. Il futsal deve crearsi la propria importanza e lo potrebbe fare solo stabilizzando il proprio prodotto, rendendolo più allettante possibile. Bene, beh, e lui in questo effettivamente la tua responsabilità è molto importante. Quale migliore occasione che un evento europeo, no? Come, insomma, questi grandi eventi. Quindi io per chiudere, Giulio, se tu sei d'accordo, farei una domanda sulla squadra nazionale a questo punto. Che poi notavo questa cosa, giustamente il CT si riferisce alla squadra nazionale, no? E ne ha parlato come una cosa che giustamente va oltre se stesso e il suo lavoro, no? Un po' come fosse una istituzione, che questo cambia totalmente, penso, la prospettiva di un allenatore. Eh sì, cambia tutta la prospettiva del modo di lavorare o del modo di vedersi dentro il lavoro che si fa, perché comunque le responsabilità sono tante e si sentono tutte. La voglia di far bene poi sale o raggiunge un livello altissimo, quindi come dicevo prima lo stress emozionale è grande, e siccome l'emozionale è il grande decisore, poi fare delle scelte giuste diventa la cosa più importante. Ecco, quali sono gli obiettivi, a cosa aspira, quali sono le aspettative concrete per la tua squadra, per questi europei che ci saranno a gennaio? Sì, gennaio 2022. Gennaio 2022 in Olanda. E innanzitutto siamo stati bravi ad arrivarci e a qualificarci anche nelle prime quattro gare, vincendo tutte e quattro, e questa è stata qualcosa che ci ha permesso adesso di avere più tempo per preparare la fase finale, perché noi siamo partiti subito con le qualificazioni, non abbiamo fatto gare amichevoli. Paradossalmente la squadra nazionale con me allenatore farà le prime amichevoli settimana prossima contro l'Olanda, il 23-24 a Prato, quindi saranno i primi amichevoli della squadra nazionale con me allenatore, perché noi subito ci siamo ritrovati a giocare delle partite che valevano 3 punti nel nostro girone di qualificazione. Quindi adesso l'obiettivo è sinceramente prepararci. Non vedo obiettivi che possano avere un risultato o anche un risultato futuro nella competizione finale. Il mio obiettivo è cercare di
arrivare a prepararci nel miglior modo possibile, di raggiungere obiettivi intermedi che portino poi la preparazione a migliorare sempre e aumentare il livello delle prestazioni in allenamento, in modo tale che poi possiamo andare alla fase finale del campionato d'Europa e divertirci giocando a futsal. C'è un po' di scaramanzia in questa dichiarazione? Beh, no, le scaramanzie sono altre, che non ti sto a raccontare perché sarebbe... Vabbè, certo, sono personali. si possono dire certe cose, si possono dire. No. Sta su Twitch, siamo... Ah, beh, no. Le vuole sapere, direttore? No. Ma, caro direttore, non ti conviene saperle perché basterebbero l'audience subito. Va bene, allora le teniamo per sì, noi. Sì, ognuno se le deve tenere per sé. Va bene, Massimiliano, per me è tutto, Giulio, per te? Io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io rinviterei qui il mister per approfondire i discorsi, perché qua abbiamo aperto un sacco di vasi di Pandora, ma c'è tanto da dire, abbiamo avuto poco tempo. Magari più in essere gioco, essere e gioco. Allora vedi, ecco, è diccelo, questo lo dovevi tirare fuori prima quando abbiamo fatto la domanda del filosofo. No, ho preso un libro per aprire. Un film, un libro, essere gioco da Platone a Pelé. Ah, vedi, scusa, perché io non vedo la, sì, non vedo vede il tuo video, Massimiliano, quindi... Il titolo, sì. Bene, vedi, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un esempio. Un buon punto di partenza per il prossimo approfondimento. Se vuoi puoi mandarlo a Martina, che tanto ama rubare i libri, quindi mandaglielo, così lei se lo legge e poi magari faremo una puntata. No, ma l'autore sei tu, no? Non l'ho visto. No, l'autore è Giancristiano Desiderio. Ma in realtà lo sai che i libri non si tengono come li tengo io là dietro? O meglio, tanti ne ho regalati, perché il libro continua a vivere se tu, dopo che l'hai letto, lo regali a qualcun altro. Certamente. Infatti è quella proprio la filosofia di Martina. Ruba i libri per darli... Ma uno che una volta che l'ha letto lo prendi e ne usufruisci tu. Vabbè, ma questa è una cosa ovviamente interna alla redazione. Sì, una volta gli ho rubato un libro inconsapevolmente e non volutamente. Se tu invece vuoi mandarmelo, poi ti faccio avere il mio indirizzo di casa. Lo riceverei volentieri per leggerlo. Va bene, comunque Massimiliano, grazie per essere stato con noi. Sicuramente avremo il piacere, speriamo che sia insomma reciproco, di richiacchierare con te. E un saluto. Grazie a Mattia, grazie a Nicolò, grazie ad Andrea che ha moderato la nostra chat, grazie al direttore Giulio Gezzi. Grazie a voi, grazie a te Massimiliano. L'intervista con Massimiliano Bellarte la potete rivedere su YouTube, Instagram, Facebook, i canali social e sul nostro sito atletanews.sport. È tutto, grazie a Massimiliano Bellarte e sempre Forza Italia, soprattutto di questi tempi e anche a gennaio 2022. Ma ci risentiremo prima. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere parlare con voi e dirvi qualcosa che poi vi abbia stabilizzato sicuramente, su almeno sulla considerazione che avevate di me. No, vabbè, certamente. Assolutamente. L'hai più che confermata. Esatto. Grazie Massimiliano, alla prossima. Grazie. Un saluto. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!